1995. L'editore Jorge Vacca, fondatore del marchio indipendente Topolin, manda in stampa in Italia un'opera destinata a fare discutere. L'autore è Miguel Ángel Martín, artista acclamato in Spagna, e il libro, affidato a una tipografia di Cremona, ha per titolo Psicopatia Sexualis e reca sulla copertina, nera, senza immagini, la dicitura «Il fumetto più violento e ripugnante mai disegnato». Secondo le regole, il tipografo invia copia del libro fresco di stampa alla procura competente. Il libro non è stato ancora rilegato, che già scatta un provvedimento di sequestro. La notte dell'8 aprile, la polizia fa visita al tipografo per ottenere informazioni sulle generalità e reperibilità dell'editore. Jorge Vacca e i suoi legali si oppongono al sequestro, ma il successivo 16 maggio il provvedimento viene confermato, in quanto l'opera di Martín è ritenuta idonea a configurare ipotesi di reato. Qualche giorno dopo, l'editore Jorge Vacca è rinviato a giudizio in concorso con persona non identificata a firma di Miguel Ángel Martín. Le accuse sono di commercio di oscenità e di istigazione alla pedofilia. L'editore rischia la reclusione. Salve terrestri e benvenuti sotto queste maledette nuvole. La pubblicazione di Psicopatia Sexualis ha contribuito a scrivere la storia della censura nel nostro paese. E non è un caso se l'attuale edizione, oggi sotto il marchio Nicola Pesce, nel volume omnibus intitolato Total Overfuck, che raccoglie le opere più estreme di Miguel Ángel Martín, comprende anche documenti inerenti alla disavventura giudiziaria vissuta da Jorge Vacca, editore della prima versione italiana. Una vicenda che fece clamore e che ancora oggi è impossibile non ricordare quando in Italia si fa il nome di Miguel Ángel Martín. E al riguardo, prima di proseguire, devo avvertirvi che questo video presenta contenuti non adatti ai minori e potrebbe offendere la sensibilità di qualcuno. Insomma, per essere vintage è roba da nanna subito dopo Carosello. E se mi state ascoltando, o avete hackerato mamma e papà, oppure la legge ha stabilito che da questo momento sono cazzi vostri. Per cominciare, un chiarimento necessario. Psicopatia Sexualis, cioè Psicopatia del Sesso, di Miguel Ángel Martín, prende in prestito il titolo dell'omonimo libro dello psichiatra tedesco Richard Freiherr von Krafft Ebing, pubblicato nel 1886. Ma a parte il titolo in copertina, le due opere hanno veramente poco da spartire. Il saggio ottocentesco è un elenco di parafilie, oggi considerato giustamente datato, in quanto tra le patologie includeva anche l'omosessualità, che sarebbe stata cancellata dall'elenco delle malattie mentali solo nel 1990, ma che lo stesso autore, successivamente a ulteriori studi, ritrattò già nel corso dell'Ottocento. Il libro ebbe comunque fama controversa perché affrontava temi come feticismo, sadismo, masochismo e analizzava quest'ultimo in ambito religioso, identificando la mortificazione della carne, secondo certo sentire cattolico, come una perversione di tipo sessuale. Ovviamente la Chiesa non poteva apprezzarlo. Curiosamente ebbe anche una versione a fumetti nel 1985, a opera dell'autore underground statunitense Robert Crumb. Potremmo dire che il libro di von Krafft Ebing e il fumetto di Martín hanno in comune la struttura di raccolta di comportamenti deviati, una serie di casi clinici e fatti di cronaca, ma le analogie finiscono lì. Raccontare Psicopatia Sexualis non è possibile. Potremmo dire che non ha una trama. I singoli capitoli che lo compongono, più che racconti, sono quadri in sequenza con dialoghi essenziali, per l'appunto una raccolta di episodi violenti e perversi presentati con una freddezza clinica, a volte accostando al finale dell'episodio una citazione o una descrizione del comportamento di un noto serial killer della cronaca reale. Vedo che non sei di quelli precoci. Bene, darling, ho fatto del mio. Se tu non puoi, senti... Oh, che cazzo! Alle volte, quando tagliavo la gola delle mie vittime, raggiungevo l'orgasmo. Alle volte, no!
La scena dell'uccisione della prostituta che apre il volume può sembrare canonica, ma è soltanto l'inizio di una discesa agli inferi dove il fondo continua a spostarsi sempre più in basso. Infatti, dopo averla ripetutamente pugnalata, l'assassino si cala le brache e le defeca tra i seni, con le feci che si mischiano al sangue, una sequenza che risulta più disturbante dello stesso omicidio. Da notare che uno degli elementi caratterizzanti di Psicopatia Sexualis e di tutta l'opera di Miguel Ángel Martín è il forte contrasto tra lo stile grafico e i temi affrontati. Nel corso degli anni Ciechi ha definito il disegno di Martín da illustrazione di libro per l'infanzia o addirittura pupazzettistico. Il mio ideale di bellezza è la vittima. In realtà non è esattamente così. Lo stile di Martin è essenziale e algido, nel senso che riduce la narrazione per immagini al suo nocciolo, senza aggiungere emozioni che non siano quelle gridate dalla semplicità del suo tratto. Ed è questo lavoro di sottrazione, in realtà raffinatissimo, che rende la violenza delle sue storie così tagliente. Con questo sono 13 i cadaveri di persone torturate trovati in meno di un mese. Il singolare è che tutte le vittime appartengono a famiglie di rilievo nella vita politica e sociale del paese. La polizia non ha per il momento nessun indizio. Non mi vergogno né mi lamento per quello che ho fatto. Se la paura e la violenza sono necessarie per aprire gli occhi alla società capitalistica, il nome di Charles Manson può essere quella paura. Bastano pochi dettagli, come il microfono ben posizionato per registrare le urla della vittima, la disumanizzazione dei carnefici accentuata dalle maschere, perché la matita aguzza di Miguel Ángel Martín ci si conficchi negli occhi e nel cuore. E non è finita. Perché ci viene mostrato come una sega da chirurgo può anche essere montata su un pene artificiale, per sodomizzare e straziare le viscere per il piacere di qualcuno, persino forme di suicidio erotico, come l'autosoffocamento durante la masturbazione, o di quanto può essere voluttuoso farsi saltare il cervello con la pistola che è appena stata immersa in una vagina. E mentre questi orrori, rappresentati in modo gelido, si moltiplicano, ci scopriamo a interrogarci sulla necessità di uno spettacolo così raccapricciante. Tra l'altro, in assenza di un racconto che lo motivi o che ci fornisca una facile interpretazione e una catarsi rassicurante, cosa che in Psicopatia Sexualis non esiste. Ma uno degli aspetti più sconvolgenti e controversi dell'opera di Martín e la violenza sui minori, anche quella rappresentata in modo freddissimo, quasi scientifico, è presente in più di un episodio. Uno degli ingredienti del fumetto che fecero scattare il provvedimento giudiziario in Italia è formulare l'accusa di istigazione alla pedofilia. Uno dei capitoli più disturbanti è proprio quello in cui viene mostrata la tortura e la violenza sessuale subita da bambini di tutti e due i sessi, uno dei quali ha dovuto ricevere dei punti di sutura per delle ferite anali. Il capitolo si conclude con una conversazione tra due degli aguzzini, che è il tono di una conversazione da bar tra uomini d'affari, e ci viene spiegato che le piccole vittime sono tormentate con dei suoni emessi a una frequenza tale da indurre loro forti mal di testa e diarrea per animare un festino di sesso, sofferenza e merda. Una mostruosità organizzata e tecnologicamente evoluta, parallela ai fatti di cronaca di cui sono protagonisti i singoli serial killer, che Miguel Ángel Martín descrive quasi come pesci piccoli. John Wayne Gacy, per un periodo di 3 anni, ha torturato sessualmente e ucciso 33 ragazzi. Gacy è stato rinchiuso in una cella di 4 metri quadri, dove si dedicò alla pittura per la maggior parte del tempo. La sua tematica preferita erano i pagliacci. Lui stesso era un pagliaccio e lavorava per i bambini negli ospedali e per gli anziani negli asili. Ma perché non mi uccidono voi? È la divisa!
Possiamo dire, senza timore di sbagliare, che lo strillo di copertina che mette in guardia il lettore presentando Psicopatia Sexualis come un fumetto violento e ripugnante, per una volta non è un'esagerazione. Il volume, distribuito in una confezione di cellophane sigillata, recava anche la scritta del divieto ai minori di 18 anni. Ciononostante, il sequestro, la denunzia, il processo. Dopo la vicenda con il tribunale di Cremona, terminata con l'assoluzione da parte del giudice per le indagini preliminari per insussistenza del fatto, tra l'altro con una motivazione circostanziata e molto convincente, la nuova edizione italiana del fumetto di Martin è affidata a una tipografia torinese. Ma la giustizia italiana non è ancora soddisfatta. Si va in appello con l'accusa di pornografia minorile e oltraggio al pudore. La prima sentenza condanna l'editore Jorge Vacca a 40 giorni di reclusione e a pagare una multa di 3 milioni di vecchie lire. Il 13 marzo 2001, la successiva sentenza in Cassazione mette fine a questa vicenda giudiziaria con la definitiva assoluzione. Durante il lungo cammino processuale, durato ben 6 anni, non furono poche le voci che si levarono in difesa dell'editore Jorge Vacca e dell'opera sotto accusa. Si svolsero manifestazioni di solidarietà, dibattiti, mostre e arrivarono più lettere pubbliche firmate da personaggi illustri del mondo della cultura, tra questi i nomi di Oliviero Toscani e Aldo Busi. Rappresentativa sotto questo aspetto fu la lettera di Milo Manara. Talvolta si può cadere nell'equivoco di credere che certa letteratura induca certi comportamenti, quando è vero esattamente il contrario. È sempre la domanda a precedere la risposta. Bisognerebbe fare sempre molta attenzione a non confondere la causa con l'effetto. La letteratura erotica o pornografica costituisce una risposta alla richiesta che parte dalla società e che è generata da malesseri profondi, talvolta drammatici e ossessivi, che non si possono reprimere. Chi nutre piccole o grandi perversioni ha un bisogno spasmodico di vedere rappresentate le proprie fantasie fino al punto di metterle in pratica, se non riesce a sublimarle proprio attraverso la letteratura. La letteratura, anche quella disegnata, ha la possibilità di mantenere circoscritte nell'ambito della fantasia quelle ossessioni che altrimenti troverebbero un inevitabile sfogo nella realtà. Questo è il ruolo della pornografia: togliere aggressività, stemperare, sublimare, rasserenare, placare quel magma incontenibile che è l'ossessione, per impedire una tracimazione che porterebbe a comportamenti aberranti. È un po' il ruolo dei sogni. In sogno si possono commettere le azioni più turpi che mai si commetterebbero nella vita reale, proprio perché risolte nel sogno. L'opera di Miguel Ángel Martín è uno straordinario esempio di questa letteratura. L'alta qualità grafica, l'atmosfera allucinata da incubo, la lucida e cupa spietatezza priva di compiacimenti estetici fanno di questa opera lo specchio della ferocia, della violenza sorda e bestiale che si potrebbe chiamare psicopatologia se non fosse così tragicamente diffusa nella nostra società. Basta pensare a quanto è appena successo in Bosnia per rendersene conto. Nessuno può ragionevolmente sostenere che gli aguzzini serbi bosniaci siano stati indotti al loro comportamento dalla lettura dell'opera di Miguel Ángel Martín, ma al contrario, io sono convinto che se l'avessero letta, sarebbero stati spinti alla vergogna e alla pietà. La censura è sempre dannosa. Conclusa la disavventura giudiziaria, l'opera di Miguel Ángel Martín è ormai ampiamente sdoganata anche in Italia, ma conserva quell'alone di morbosità amplificato dalla stessa censura che avrebbe voluto oscurarlo. Non è semplice parlare in termini critici di Psicopatia Sexualis, sicuramente non è un fumetto che può essere consigliato per approcciare questa forma espressiva, perché è davvero un cazzotto nello stomaco. Non è un'opera di intrattenimento, perché onestamente non diverte, al contrario, fa stare veramente male. E se qualcuno dovesse sentirsi intrattenuto leggendolo, beh, mi verrebbe di citare un altro creatore di contenuti attivo nell'ambito del cinema estremo e dire che dovrebbe farsi vedere da uno bravo. Ma non si può neppure liquidare Psicopatia Sexualis in modo superficiale, come un fumetto senza valore o peggio una provocazione ripugnante volta a lucrare su una curiosità morbosa. Per capire la ragion d'essere di quest'opera bisogna scavare, sporcarsi le mani.
Che cosa diceva il colonnello Kurtz in Apocalypse Now? Io ho visto degli orrori, orrori che ha visto anche lei, ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi, ha il diritto di fare questo, ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico. L'orrore. Orrore e terrore morale sono i tuoi amici, ma se non lo sono, essi sono dei nemici da temere. Sono dei veri nemici. L'orrore. Il personaggio del colonnello Kurtz capiva l'orrore e lo rendeva strumento per la sua guerra. L'orrore che Miguel Ángel Martín mostra in modo gelido e didascalico va oltre il clima bellico. È uno dei rigurgiti espressivi di un paese, la Spagna, che, uscito da una lunga dittatura, ha sentito il bisogno di rompere gli argini e parlare di tutto, anche delle pulsioni più scomode o terrificanti. L'orrore di Miguel Ángel Martín è collocato nel quotidiano, quasi come un cartellino da timbrare. Ci parla di quegli antieroi contemporanei, i serial killer, sdoganati da cinema e altre forme di intrattenimento commerciale e trasformati in spauracchi patinati. Martín invece ci mostra il profondo marciume di queste devianze, l'assoluta assenza di epicità, il sangue, le feci, il disgusto. In altre parole, mostra il pasto nudo. E va oltre. Rappresenta il concetto di sadismo come esercizio di potere, una pulsione esistente nell'essere umano sin dall'infanzia, quando si strappano le ali alle mosche o si tormenta un bambino più fragile perché diventa un comodo giocattolo con cui ci si può trastullare al sicuro da vere punizioni, dal semplice bullismo all'oggettivazione del corpo degli altri, siano donne, uomini o minori. Ma nel suo orrore, la poetica violenta di Martin ha una forte valenza simbolica. Quella mostrata nei suoi racconti è l'ombra di una distopia non dichiarata, una dittatura dell'egoismo e delle pulsioni superficiali, e nello stesso tempo la descrizione di una corsa verso l'autodistruzione, vista come estasi suprema, unica ragione d'esistere in un mondo materialista. Vissuto come un gioco che può terminare bruscamente da un momento all'altro, come la raggelante scritta che conclude ogni racconto di Miguel Ángel Martín. La banalità del male, teorizzata da Hannah Arendt, torna prepotentemente alla ribalta. Il male non è affascinante, non è ammantato di scopi elaborati, è piuttosto la soddisfazione di un basso istinto. Lo si chiami pulsione sessuale o brama di potere, il risultato non cambia. Produce distruzione, sofferenza, morte e il piacere di qualcuno. È un fatto e bisogna esserne consapevoli. Conoscere l'orrore. Nessuno è tenuto a leggere Psicopatia Sexualis, che sicuramente non è un fumetto per tutti. Come fu scritto dal critico Massimo Galletti nella prefazione alla prima edizione Topolin, è un libro ambiguo e pericoloso che va maneggiato con cautela, con la consapevolezza che il fumetto non è solo intrattenimento, ma una forma d'arte che può mirare a sconvolgerci per suscitare più domande che risposte. Miguel Ángel Martín da allora ha proseguito la sua carriera costellata di successi e riconoscimenti più che meritati. Non tutti i suoi fumetti sono violenti come Psicopatia Sexualis, ma praticamente tutti contengono qualcosa di disturbante che fa sentire sporchi, a disagio, in qualche modo sbagliati, come Brian The Brain, l'epopea triste e sconvolgente di un ragazzo mutante in una società spietata. L'intento di Martin sembra essere quello di suggerirci che nessuno è davvero innocente, nemmeno quei pupazzetti dal viso rotondo, forse bambini, forse no. Se leggiamo Psicopatia Sexualis, c'è il rischio di sentirsi anche un po' complici, e forse è questo il punto su cui vale la pena di riflettere di più. Lasciate un like se il video vi è dispiaciuto, difendete i vostri sogni.
e volate su queste maledette nuvole. Noi ci becchiamo, come sempre, in un altro punto.